Le calziamo tutti i giorni, ci percorriamo chilometri e chilometri, ma quando le mettiamo a piedi, le nostre scarpe hanno già attraversato i continenti. Il loro viaggio comincia qua, tra i pascoli rubati all'Amazzonia. Il Brasile è il più grande fornitore di pelle finita del nostro paese e vende all'Unione Europea 80.500 tonnellate di pelle all'anno, in gran parte proveniente da bovini che pascolano in zone deforestate illegalmente. Insieme alle suole delle scarpe consumiamo la foresta e l'acqua. La cooperativa sociale Fair ha calcolato che per produrre un chilo di pelle grezza ci vogliono 17.100 litri di acqua, 7,4 kg di granaglie e 41 kg di foraggio. L'82% della produzione utilizza pelli provenienti dai bovini e in macelli come questo le mucche vengono uccise e subito scoiate per spedire le carni alla macellazione e il pellame alle concerie. Noi riceviamo le pelli direttamente dai macelli, refrigerate, non più salate come una volta, perché il sale è un inquinante, quindi l'abbiamo eliminato. Serve 1, 2, 3 giorni per depilare completamente. E poi da qua? Bisogna ripulire la parte del lato carne con questa macchina che è la scannatrice. Viene spaccata in due, una parte che si chiama fiore e una parte che si chiama crosta. Banalmente la parte del fiore è più pregiata, la parte della crosta è il famoso camoscio che usiamo nelle scarpe, nelle borse eccetera eccetera, è un prodotto un po' meno di valore. Tutte le pelli che vedete sono in stato di decomposizione e producono un odore insopportabile. Per bloccarne la putrefazione vengono sottoposte ad un trattamento che può essere su base vegetale, ma che invece nel 90% dei casi è chimico. È il processo di concia. Per produrre 250 kg di pelle ne servono 500 di prodotti chimici, a partire dal cromo, un metallo pesante con cui le pelli vengono lavorate per ore ed ore in queste grandi botti. Quando escono si presentano così. Wet blue si dice in gergo. Wet perché è bagnato, blu perché il cromo ha la tendenza di essere bluastro. E sono, diciamo, anche le fasi di lavorazione, no, più delicata, perché sono quelle con le sostanze chimiche più forti, più pesanti. Certo, infatti questo impianto è stato fatto in maniera tale perché ci sia una riduzione di tutti i prodotti chimici, compreso il cromo, per avere il massimo di efficientamento, quindi utilizzando meno prodotti abbiamo un prodotto di valore maggiore. E questi invece che cosa sono? Questi sono praticamente dei prodotti chimici della finizione che vengono pesati con un sistema computerizzato. C'è parecchia chimica comunque dentro. Chimica, ma anche tanta arte, se devo dire. Sempre con prodotti chimici le pelli si tingono, si ingrassano, si riconciano. Questa, vedi, è una pelle che è già fissata e tinta. Okay. Sì. Proprio ancora bagnata. Ancora bagnata, ma vedi, ah, sì. I prodotti sono già fissati nella pelle. Le pelli vengono asciugate e stagionate all'aria oppure strizzate, pressate e messe sotto vuoto con questo macchinario per renderle più sottili. Sono pelli che poi voi vendete ai più grandi brand del lusso. I gruppi francesi, i gruppi italiani sono loro che dominano un po' il settore del lusso in generale. Da una parte la concia, dall'altra il mercato del lusso. Come nella moda, l'industria conciaria italiana è storicamente leader mondiale. Copre il 65% della produzione dell'Unione Europea ed il 23% di quella mondiale. Ed è sempre in Italia che troviamo i più grandi distretti della pelle di tutta Europa. A Santa Croce in Toscana, ad Arzignano in Veneto e a Solofra in Campania. 4,9 miliardi di euro di fatturato annuo, 128 milioni di metri quadri di pelli finite e 10.000 tonnellate di cuoio per le suole delle scarpe.
La concia al cromo è un'attività altamente impattante. Per ogni chilo di pelle conciata si producono circa 2 kg di rifiuti tossici, oltre a quelli 4-6 kg di rifiuti, diciamo così, normali. Tra Pisa e Firenze, sulle rive dell'Arno, si lavora la pelle per i brand del lusso più famosi del mondo. Ad aprile del 2021 la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, insieme ai Carabinieri Forestali e al NOE, ha condotto l'operazione Keu, un'inchiesta grazie alla quale sono stati indagati alcuni dirigenti dell'Associazione Conciatori di Santa Croce e del depuratore, di cui le concerie e i comuni del circondario sono soci. Secondo le indagini, il depuratore sversava reflui contaminati direttamente nel canale Usciana. Abbiamo rinvenuto sia nell'acqua che nel sedimento, nel fondo del canale, i limiti superati della legge per quello che riguarda le sostanze tipiche della concia, quindi solfati, cloruri e cromo. I rifiuti in realtà non venivano trattati. Non era un trattamento conforme alla legge. Al centro dell'inchiesta Keu, un sistema che coinvolge l'economia e la politica della Toscana. Per aver favorito i conciatori sono stati indagati la sindaca di Santa Croce Giulia De Idda, il capo di gabinetto della regione toscana Ledo Gori e il consigliere regionale del PD Andrea Pironi, che avrebbe presentato in consiglio regionale un emendamento per sottrarre il depuratore dall'obbligo di autorizzazione integrata ambientale, ovvero all'obbligo dei controlli. Ho qui il testo fin dall'inizio della cosa, quindi... L'emendamento è stato approvato in tutta fretta a maggio 2020, senza che le opposizioni ne conoscessero il contenuto. No, è stato presentato regolarmente perché è fra gli incartamenti che io ho qui nella mia cartellina fin dall'inizio. Il presidente del Consiglio regionale era Eugenio Giani, attuale presidente della Regione Toscana. Quindi io lo metto in votazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Vedo di là Baldi mi indica 4 favorevoli e gli altri non presenti, quindi è approvato. Al centro dell'indagine è finito anche un emendamento che riguarda proprio lo smaltimento dei rifiuti della concia. Avrebbe dovuto consentire una sorta di scorciatoia per quello che riguarda il regime di autorizzazione del depuratore. Si tratta di un emendamento che è stato comunque prontamente identificato dal Ministero e impugnato davanti alla Corte Costituzionale. Fanghi tossici e infiltrazioni dell'andrangheta. Il residuo derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia si chiama Keu e doveva essere ulteriormente trattato all'interno di questo impianto, il cui titolare sarebbe stato in stretto contatto con ambienti di spessore criminale della Cosca Gallace. Hanno riempito la strada statale 429, inaugurata l'anno scorso, con 8.000 tonnellate di materiale tossico. Ci sono dei livelli di cromo superiori ai limiti previsti per i suoli industriali e i solfati e i cloruri 26 volte sopra il limite. Non solo su questa strada? No, non solo su questa strada, sono stati mappati, diciamo così, almeno 6 siti. C'è stato un risparmio nello smaltimento dei rifiuti? Nell'ordine della metà dei costi previsti. Visti dal mercato. Quello che vi preoccupa è questa commissione, questa vicinanza, diciamo, fra l'industria conciaria e la politica. Per tutelare posti di lavoro che voglio continuare a fare, non posso continuare a stare zitta come si è fatto fino ad ora, perché stare zitti è permettere alle mafie di continuare ad agire indisturbati. Eppure c'era qualcuno che questo allarme lo aveva già lanciato parecchi anni fa. Era il dicembre del 2015 e nell'ambito della campagna internazionale Change Your Shoes, volta a sensibilizzare i consumatori sui diritti negati della filiera, la ONG Abiti Puliti aveva pubblicato questo report. Denunciava l'impatto ambientale del distretto, lo sfruttamento del lavoro, le malattie professionali, i morti del settore. Un report segnato da 1000 ostacoli e continui boicottaggi.
quando si parlava di Santa Croce c'era, direi, quasi un clima di omertà. E noi abbiamo avuto la chiara percezione che a Santa Croce i conciatori sono una potenza. Avevate anticipato anche la grande questione dei rifiuti, che poi si è rivelata, certo, centrale nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Firenze. Sì, il problema è sempre questo, è l'avidità che ti spinge, per cercare di avere qualche soldo di più, a bypassare ciò che la legge prevede, insomma. Questo rapporto vi è però costato moltissimi problemi. Le associazioni dei conciatori erano riusciti a raggiungere la Commissione europea per farci richiamare ed imporci in qualche maniera di far ritirare il rapporto dalla circolazione. Commissione europea da cui dipendevate dal punto di vista dei finanziamenti, sì, della ricerca. Che partecipava appunto al progetto con soldi pubblici, insomma, no? E avete capito a quel punto che la lobby della concia era veramente potentissima, di fatto è quello che è successo, insomma, no? Che cosa avete pensato quando poi è stata aperta l'indagine della DDA di Firenze? Avete scoperto quello che succedeva? Abbiamo pensato che finalmente emerge ciò che tutti sanno, ma che nessuno ha il coraggio di dire. Santa Croce ha rappresentato per decenni un centro economico di potere così strategico che persino grandi colossi veneti della concia hanno deciso di aprire stabilimenti anche qua, come il vicentino Gruppo Mastrotto, il numero uno in Italia, o il Gruppo Peretti, guidato dal vicepresidente dell'Unione Nazionale Industria Conciaria. Tutte e due le società detengono insieme ad imprenditori della zona le quote del consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno. Eppure entrambi i gruppi arrivano dal più importante distretto conciario italiano, dove si concentra il 59% della produzione nazionale, l'1% del nostro PIL, la Valle del Chiampo, con i comuni di Arzignano, Montebello, Trissino e Zermeghedo. Da lì parte tutta la zona conciaria. Che però non vedo. Ho fatto una barriera verde per mitigare un po' e ossigenare un pochettino. Quella è un'altra conceria. Questa è una conceria, cioè praticamente tutta la zona di le concerie di Zermeghedo partono da qua. Sono qui. E anche qua l'impatto dell'industria è stato devastante. La famiglia Cecchina ha vissuto in questo casolare per 4 generazioni, finché i figli non si sono ammalati e Gianfranco è stato costretto a portarli via. Intorno a casa qua c'era un fossato che è cominciato ad essere l'acqua colorata ogni sabato mattina, di vari colori delle pelli. Morivano le piante. E la cosa che mi ha preoccupato di più è stata la bambina piccola, che ha avuto fin dalla nascita attacchi d'asma e irritazioni della pelle. Alla fine delle scuole partivamo a giugno, le portavamo su a Durlo, che è una località qui a 800 metri sul livello del mare, dove l'aria è buona. La bambina stava bene fino a settembre, quando la riportavamo giù. Abbiamo detto: allora dove abitiamo? A malincuore sono stato costretto a portare via la famiglia. È stata una scelta difficile. Molto difficile. Purtroppo qui l'ambiente è stato un po' bistrattato, un po' troppo. E le conseguenze ci saranno nelle nuove generazioni, e ci sono nelle nuove generazioni. Io ho deciso di preservarle, queste nuove generazioni. Di preservarle, perché è il nostro futuro. Si emoziona quando lo dice? Sì. Perché? Gianfranco Cecchin non è l'unico abitante della zona a pensarla così. Queste sono tutte le email che i cittadini di Zermeghedo hanno inviato al comune e al sindaco nel 2020. Lamentano l'aria irrespirabile, i problemi di salute, l'odore acre di uova marce tipico dell'industria della concia. Risposte dall'amministrazione: zero. Buongiorno, è qui l'ingresso per l'ufficio del sindaco? Sì. Abbiamo fissato un'intervista con il sindaco di Zermeghedo, Luca Albiero, con 10 giorni di anticipo. Ma 48 ore prima dell'appuntamento, il sindaco ha annullato senza spiegazioni. Adesso sentiamo un attimo, perché so che è molto impegnato. Immagino, però noi avevamo un appuntamento. Non so cosa, cioè, nel senso, lui mi ha detto così adesso, di dirvi che non poteva rispondere al telefono. Mai. Questo non lo so in questo momento, perché voi siete qua adesso e io no.
deve essere impegnatissimo, il sindaco di Zermeghedo, perché non ci ha mai più risposto al telefono. Ma lui e gli altri sindaci del distretto dovranno fare i conti almeno con questa denuncia, depositata in procura a Vicenza dal comitato Diritto di Respirare. Lo stesso problema riguarda il comune di Trissino, a pochi chilometri di distanza. Io sono stato consigliere comunale dal 2009 al 2014, no? Figuratevi che noi avevamo nelle giunte i responsabili ambientali delle concerie che sedevano a fare i responsabili dell'assessorato all'ambiente. Voi dite c'è stata sempre una commistione storica, sì, fra la solo politica che quando, quando diciamo, c'erano l'economia. I padri, diciamo, i vecchi democristiani, no? Che governavano, davano delle regole all'economia. Dal 2000 in poi, dal 2000 in poi è successo il contrario, cioè queste amministrazioni si stanno piegando e soprattutto hanno ottenuto la riduzione cioè dei livelli di controllo. Stiamo parlando sempre dell'aria che si respira in questi territori. I limiti che sono stati eliminati riguardano le emissioni di idrogeno solforato, una pericolosa sostanza derivante dalla lavorazione della concia e che viene misurata dall'ARPAV con queste centraline. L'unico valore che abbiamo di riferimento in questo momento, è vero, è solo quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quelli precedenti al 2012 che l'Italia aveva non ci sono più, di cioè, fatto. C'era una legge, diciamo, che dava sì. dei limiti. Dal 2012 è stata tolta questa normativa. C'è stata veramente un'azione lobbistica da parte dei produttori industriali, però i sindaci non si possono esimere ad avere la responsabilità sulla tutela sanitaria dei cittadini. Questa è l'ultima relazione dell'ARPAV sì, nella sì. zona della Concia. Proprio da questa centralina sono stati superati qui abbiamo 10 i limiti. Volte. Cioè, se dovessimo applicare quello che era in vigore fino al 2000, qua dovrebbero chiudere. Eppure non hanno chiuso, nonostante i valori 10 volte superiori ai limiti consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e nonostante l'ULS, l'azienda sanitaria veneta, abbia messo nero su bianco che a quei valori è possibile che si creino condizioni di rischio per la salute dei cittadini. Quando lei, quando i comitati hanno provato a denunciare queste cose, che cosa è successo? Non dico cosa mi hanno scritto su Facebook, mi auguravano di fare una fine poco piacevole, la morte oppure di venirmi a pestare. Essendo state trattate chimicamente, le pelli grezze sono intrise di cromo e il regolamento della Polizia Urbana di Zermeghedo vieta di lasciarle all'aperto, perché con la pioggia il cromo finirebbe nel terreno. Invece, ecco in che condizioni sono i piazzali delle concerie. Buongiorno, cercavo il titolare. Qua? Giulia Bosetti, siamo della RAI. Senta, volevo sapere, ma tutte le pelli che sono qua sul piazzale? Sì. Non ci possono stare? Perché lo dice lei? Lo dice il regolamento della Polizia Urbana. E allora mi venga qua con la Polizia Urbana? Ah, è venuto. Va bene, basta, fuori basta. Calmo. Può tenere sia la telecamera, non gliela diamo. Mi dice come mai c'ha le pelli fuori? Io questo le sto. Sia calmo. Lei fa parte della polizia? No, io sono venuta a chiedere un'informazione, mi dice di. Ma lei. Venga dentro. No, noi siamo fuori, ora mi vuol chiudere dentro. Ma lei deve venire a rimproverarmi perché tengo fuori le pelli di piazzale. Quali? So benissimo come sono le regole. Però voi non siete nessuno. Per dirmi se posso o non posso tenere le peli. Tutte queste persone che vivono tra Vicenza e Verona da anni denunciano che questo fiume, il Frattagorzone, è uno dei più inquinati d'Italia. Ed è proprio qua, nella provincia di Verona, Valle di Arzignano, che finiscono le acque provenienti dai 5 depuratori che trattano i reflui delle concerie. Questa è pianura. È morta! La frutta che si produce in questa pianura è piena zeppe di tossi. Questa gente è stata tradita dalle istituzioni. È stata tradita. La loro pianura, che ancora allora, se subito si fosse intervenuto, è stata lasciata morire.